Radio Studio Sera, puntata di oggi con Maurizio Castagni Studio, con ospiti che si alternano al nostro telefono. Adesso ne avremo un altro, Maurizio, no? Sì, adesso avremo Nando Di Cei da Napoli, che parlerà comunque di problemi del territorio, del meridione, della nostra terra, del sud, e naturalmente dal punto di vista napolicentrico in questo caso. Però io ribadisco che i problemi di Napoli sono i problemi di Messina, quelli di Catania sono quelli di Bari. Abbiamo una storia comune, abbiamo certamente una questione meridionale da affrontare, degli indirizzi di identità diversi. Quello che volevo far notare dalla lucidissima esposizione di Paolo Scicolone è che molte volte gli statuti, le costituzioni sono fatte per accontentare qualcuno, ma vengono disattese, come per la Costituzione italiana sul fronte del lavoro, l'articolo 46, che viene tranquillamente ignorato. Così lo statuto siciliano, che è di una modernità, una lucidità incredibile, dal controllo della valuta, dalla possibilità dello sfruttamento delle risorse locali, la Sicilia avrebbe un'autonomia energetica incredibile, potrebbe anche vendere il surplus. Qui non rimane niente. Certo. Qui è terra di mafia, perché non rimane nulla. La mafia controlla il territorio, perché qui non c'è niente, per nome e per conto. Ed è un assurdo, perché è ricchissima come terra. Siamo passati dall'appropriazione dei latifondi e delle zolfare all'appropriazione degli idrocarburi, dall'oggi al domani. Ecco, però volevo sottolineare questo: lo statuto era uno strumento validissimo, modernissimo, di attuazione di vera autonomia. Mentre qui si parla di movimenti autonomisti, che sono due cose diverse, soltanto alla Regione Autonoma Sicilia, che non è una, è autonoma soltanto perché attribuisce prebende e stipendi ai vari consigli regionali e provinciali in maniera esagerata e esorbitante rispetto al resto d'Italia, ma in effetti non attua questo strumento fantastico che è lo statuto. In altre regioni meridionali purtroppo non c'è. Però alla fine i risultati sono simili. Adesso Nando parlerà lui, perché è intanto lo salutiamo, perché è in linea sicuramente. Nando dice buonasera. Buonasera. E faccio una battuta: poco fa abbiamo detto la storia nasce dalla storia. Una volta c'era il regno delle due Sicilie, no? Sicuramente. Abbiamo per troppo tempo dimenticato che noi meridionali avevamo uno Stato tutto nostro, in cui al di là degli statuti, delle leggi, c'era un concetto di sovranità, che se non c'è la sovranità, tutto ciò che si scrive, tutto ciò che viene detto, poi in realtà non viene attuato. E adesso che meridione c'è? Adesso c'è un meridione colonizzato, ma non da adesso, cioè da 150 anni. Noi abbiamo subito 150 anni fa una rapina per varie motivazioni, per motivazioni soprattutto economiche e geopolitiche. Siamo stati invasi da una gobriccola guidata in malo modo da più forze economiche, da più forze politiche, da più forze sociali, che avevano come unico interesse quello di depredare lo Stato più ricco d'Italia e imporre un regime politico e un regime soprattutto economico che stabilisse un principio, che è l'economia che deve, diciamo, il popolo che deve servire l'economia e non l'economia che deve servire il popolo. Questa è una bella frase. Dico, questa è una bella frase, ma mi pare che ultimamente forse succede proprio l'opposto, appunto. No, non succede l'opposto, in quanto proprio il modello economico che hanno imposto produce uno sfruttamento sistematico. Io prima sentivo le parole di Paolo, che condivido, e dico che qui al sud non resta nulla. Io appartengo a una generazione che è cresciuta quando si parlava del sud dicendo che noi del meridione dovevamo vivere di turismo e agricoltura, e poi quando sono andato ad analizzare i dati ho scoperto che, diciamo, più dell'80% delle infrastrutture turistiche del meridione non sono di proprietà dei meridionali. E quindi siamo cresciuti con bugie su bugie. Noi apparteniamo a una generazione, continuiamo a far studiare ai nostri figli che il risorgimento ci ha salvato, il risorgimento ci ha fatto italiani. Io ricordo, proprio ricollegandomi al discorso della lingua, che il napoletano è una lingua, ma noi nel Regno delle Due Sicilie scrivevamo i nostri editti, le nostre leggi in italiano, mentre in Piemonte si parlava piemontese a corte e le leggi si scrivevano in francese. Noi siamo stati invasi dai cugini del nord, che scrivevano le leggi in francese all'atto dell'unità. Quindi quando noi andiamo a recuperare la nostra tradizione, dobbiamo andare a recuperare anche la nostra tradizione economica. Non dimentichiamo che al sud hanno cancellato
una cultura economica, hanno cancellato una cultura economica che non aveva nulla a che vedere con quello che loro hanno imposto. Per esempio, il concetto di sovranità monetaria imposta nel 1861 con un meccanismo di segnoraggio oggi è ancora tutto valido, e questo è uno dei fattori fondamentali dell'esproprio delle ricchezze che una certa parte del nord, cioè i soliti gruppi economici, finanziari, politici, attuano nei confronti di tutto il sud. E questo sud che cosa deve fare? Cosa può fare per recuperare? Deve per primo prendere possesso della propria memoria storica, deve ricordare di essere, come diceva Paolo, se stesso, e soprattutto deve insorgere, deve far sentire la propria voce, deve riacquistare un concetto fondamentale che non è lo statuto in quanto tale, non è la legge in quanto tale, è un concetto di sovranità. Se si è sovrani a casa propria, poi ogni legge che viene fatta per il proprio popolo alla fine ha un senso. Se non si è sovrani a casa propria, qualsiasi legge sarà sempre a uso e consumo di poteri forti o di poteri locali venduti ai poteri forti, che alla fine avranno come loro interesse depredare, continuare a depredare tutto il sud. Noi viviamo da 150 anni questa realtà. Mi ricollego sempre alle parole di Paolo del patrimonio culturale immenso, ma non viene sfruttato. Quando viene sfruttato sempre dalle solite persone. Io vorrei citare il caso emblematico, secondo me, di questi ultimi tempi, tipo all'Italia, tipo Parmalat. Parmalat, se fosse stato a Messina, sarebbe fallita, gli operai non starebbero ancora lavorando. Perché la Parmalat continua a produrre quello che produce? E perché gli operai non hanno perso il posto di lavoro rispetto a tutto quello che il Sud ha passato? Posso ricordare la Cirio, per fare un esempio, visto che diciamo stiamo parlando di Napoli, sto parlando da Napoli, ma il concetto non è Napoli-centro. Ma noi stiamo vivendo a Messina, per esempio, la vicenda della Rodriguez, i cantieri navali Rodriguez. Ma noi a Napoli stiamo vivendo l'esempio di Pomigliano, ma il concetto è proprio questo. Ogni volta che il nord si trova a dover fare delle scelte, agevola il concetto economico del nord e sfavorisce il sud. Ma gli esempi si sprecano negli ultimi 150 anni. Voi avete anche parlato di storia, no? Della storia. Io di solito uso questo termine: al sud c'è un passato che non passa, perché le ragioni che hanno condotto il nord Italia a invadere senza una dichiarazione di guerra uno stato sovrano, che era il nostro stato, le ragioni di quell'invasione sono tuttora validi, e sono lo sfruttamento di milioni di persone. Abbiamo parlato di emigrazione, lei ha fatto ha detto una bellissima frase: emigrazione libera, ma se l'emigrazione è libera, appunto, non è emigrazione. Assolutamente. Quindi fondamentalmente noi dimentichiamo spesso il contributo che gli emigranti meridionali, e parlo solo dei meridionali in questo caso, hanno dato al sud. Ricordiamo, e questo è il più grave atto d'accusa che noi possiamo fare alla classe politica meridionale, che per me è totalmente o quasi totalmente asservita a determinati sistemi di potere, quando per 10 anni il signor Bossi ci ha umiliato dicendo che noi viviamo di assistenzialismo attraverso la cassa del mezzogiorno. Vengo a scoprire che l'Accademia dei Lincei, quindi non uno studioso del meridione, ma l'Accademia dei Lincei, studiando i contributi, le rimesse che gli emigrati meridionali da soli davano allo Stato, vengo a scoprire che per ogni lira che il Nord dava come contributo straordinario al Sud con la cassa del mezzogiorno, gli emigranti meridionali davano allo Stato 32 lire. E le altre 31 a che cosa sono servite? A non far fallire la Fiat, a fare le infrastrutture al nord, a costruire strade, a costruire ponti, a dare a questi signori del nord tutto quello che hanno, o quasi tutto quello che hanno, e a noi umiliazione. Allora bisogna insorgere contro questo. Contro questo bisogna alzare la voce. Il sud non deve più subire in silenzio. Tutto il sud, non solo Napoli, non solo Messina, il sud ha una sua identità storica, il sud ha un suo modello, aveva un suo modello economico che gli permetteva di primeggiare in campo europeo. Gli inglesi prima dell'unità mandavano gli ingegneri a studiare da noi a Pietrassa. Questi signori del nord non solo hanno invaso un regno sovrano, ma hanno depredato le nostre menti. Hanno depredato la nostra cultura. Nostre menti che quando vanno all'estero, per esempio, trovano le strutture giuste, il terreno giusto e soprattutto la possibilità di esprimersi tranquillamente, fanno fare.